Stefano Mura, pareggio col Tortoli, vedendo la ripresa soprattutto, anche se nel primo tempo avete fatto due gol annullati, vi manca qualcosa perché avete raggiunto il pareggio, avete cercato con insistenza la vittoria, comunque incontravate il Tortoli che ha fatto un bel primo tempo, alla fine che pareggio è per voi? Ma sicuramente potevamo prendere anche i tre punti per come abbiamo giocato, abbiamo fatto una bella partita, però ovviamente loro non sono quarti per così, quindi sicuramente abbiamo preso una ripartenza subito dopo 10 minuti che loro si erano chiusi tutti dietro, stavamo giocando bene, stavamo facendo girare la palla, poi abbiamo perso una palla sanguinosa e quindi sono ripartiti, hanno trovato un bel gol, poi si sono chiusi dietro, noi abbiamo ovviamente stavamo cercando il pareggio con tutte le forze, ci hanno annullato due gol che con fuorigioco non si sa, però non ci siamo persi d'animo, secondo tempo abbiamo riniziato come il primo e poi abbiamo trovato il gol con Kessie e abbiamo continuato a spingere. Ecco, un bel gol, no? Su punizione. Sì, un bel gol. Ha tirato una bella frustata. Senti, nella ripresa hai avuto tu tante chance, nel senso che hai creato i presupposti per fare il gol. Sulla sinistra sei andato via diverse volte, quella palla danzava davanti alla porta ma non entrava. Sì, abbiamo giocato molto dalla mia parte, a sinistra. Avevamo ovviamente, da loro c'era il ragazzino, quindi ovviamente spingevamo più a sinistra dalla mia parte. Anche se il Rio da destra comunque ha fatto buone cose. Sì, ha fatto bei cross, però ovviamente entravano tutti i cross e non riuscivamo a buttarla dentro. Ha avuto un'occasione bella Carlos, però ovviamente ha fatto il possibile. E poi ovviamente loro si stavano sempre più chiudendo dietro, noi stavamo sempre più spingendo, però alla fine il pareggio ce lo prendiamo tranquillamente. La classifica diceva seconda contro quarta, è chiaro che vincendo blindavate un po' i playoff, questo era il vostro obiettivo. Sì, andavamo a più 11 dal CUS, che però aveva una partita in meno, però comunque andavamo a più 13 da loro, più 13 a marzo si fa sentire. Quindi sì, adesso restiamo a più 10 da loro, però siamo tranquilli, ma dobbiamo continuare a fare punti e a stare tranquilli poi per i playoff. Siccome c'è il prossimo turno ancora in casa, appunto sulla vittoria che non c'è stata oggi, la cercherete la prossima? Sì, siamo contro i Guspini, cercheremo ovviamente la vittoria perché in casa dobbiamo sempre provare a vincere contro tutti. È chiaro che il Monastir va via, però tenere il secondo posto e fare magari un playoff in casa con una squadra che nell'altro girone può essere una grande, è comunque un gran risultato. Sì, ora puntiamo a blindare i playoff il prima possibile, poi il resto si vedrà, andremo a sfidare quelli di su e saranno belle, sempre belle partite di playoff. Certo, grazie Stefano, complimenti. Grazie a voi. Ciao.